Mi chiamo Caterina Fonti e sono una specializzanda in medicina interna all'ultimo anno dell'Università di Torino. Lavoro quindi nell'ambito sanitario e mi è stato chiesto cosa farei con i soldi che si risparmierebbero con, invece di costruire il TAV e devolvendoli al miglioramento del servizio sanitario. Mi chiamo Gianluca Maniscalco, sono un medico anestesista, sono specializzato nella cura del dolore, sia benigno che quindi correlato alla malattia cancro. Mi chiamo Elena Tonello, sono un medico specialista in medicina interna e lavoro in pronto soccorso. Le cose da fare sarebbero tantissime, sicuramente le utilizzerei per ristrutturare gli ospedali pubblici e permettere a chi lavora e a chi usufruisce del servizio di afferire a strutture sicuramente più dignitose e non spesso fatiscenti e pericolanti come ci ritroviamo a lavorare in molte situazioni, in locali angusti e piccoli, privi di qualsiasi mezzo, anche basilare o minimamente all'avanguardia, che ci permetta di svolgere al meglio la nostra attività. E questo si ripercuoterebbe sicuramente in meglio anche sulle condizioni dei pazienti, che spesso per appunto queste strutture assolutamente inadeguate, per la mancanza di posti letto, si ritrovano ad aspettare giorni in corridoi sovraffollati su barelle estremamente scomode. Quello che mi fa riflettere di più sul costo del TAV è che, nonostante siamo attaccati giorno dopo giorno sulla ottimizzazione delle risorse, come si suol dire oggi, la richiesta del malato purtroppo non può andare incontro a sconti. Mi occupo, come dicevo, di terapia del dolore e, nonostante abbiamo una legge molto bella, molto all'avanguardia in tutta Europa, tuttavia i fondi mancano. I fondi per la cura del dolore sono sempre insufficienti. Con i soldi risparmiati dalla TAV si potrebbero fare molte cose per la sanità pubblica. Assumere nuovi medici, nuovi infermieri, ad esempio nei pronti soccorso, non ridurre i posti letto in medicina, visto che abbiamo tantissimi malati che non riusciamo a ricoverare. Un altro ambito in cui sarebbe utile, furbo anche, investire è il servizio territoriale di assistenza a domicilio, a cui le persone potrebbero afferire senza doversi per forza recare nei grandi ospedali, ma potendo essere assistite a casa con tutta la dignità che un malato merita in queste situazioni, soprattutto in condizioni terminali. Mi fa sorridere amaramente pensare che con un centimetro di TAV che ci costa 1.500 euro potrei garantire l'assistenza domiciliare ad un malato terminale di cancro per almeno una settimana. Si potrebbero fare tantissimi corsi di aggiornamento per i medici e gli infermieri in modo da migliorare anche la qualità di assistenza per i pazienti. Investire nel pubblico tutti questi soldi significherebbe anche evitare di svendere ai privati le nostre strutture sanitarie, cosa che negli anni sta succedendo sempre più frequentemente e che sicuramente non aiuta né il lavoratore né il paziente ad avere una situazione più consona alle proprie esigenze. E con 10 centimetri, cioè 15.000 euro, potrei comprare un dispositivo da impiantare nel paziente che soffre per alleviare le proprie sofferenze e così via. Quindi con arrivare a un metro, 150.000 euro potrebbe voler dire fare delle grandi cose nei pazienti che soffrono. E infine, con pochi centimetri di TAV in realtà si potrebbero mandare in pensione i vecchi medici ormai stanchi di lavorare e assumere medici e infermieri nuovi e volenterosi e vogliosi di un contratto decente. E poi si potrebbero anche studiare dei percorsi per aiutare le persone a fare tutti gli esami che devono fare senza essere necessariamente ricoverati. Quindi penso che ci siano tante, tantissime cose da realizzare utilizzando molto meglio i soldi di tutti. Se vogliamo parlare ancora di grandi numeri, ma che poi grandi non sono, se con 10 metri risparmiamo 1,5 milioni di euro, potremmo comprare non una ma due città della salute e della scienza qui a Torino.